Chiara Equadisti, buongiorno ed eccoci sempre dal vostro magico fero. Preparazione, dual gas, rapido, racing, ma racing veramente. In questo caso su Renegade. Il Renegade è un bel mezzo a vedersi, poi se lo vai a smontare scopri che la qualità dei prodotti di serie, per quanto molto elevata rispetto alla concorrenza, è sempre una roba da spararsi nelle balle. In questo caso un 800 Renegade, ma comunque il gas pollice è lo stesso per tutti i modelli dal 2005 al 2020, anche quelli che non sono ancora usciti è sempre lo stesso. Ovviamente il lavoro è un po' da fare, bisogna smontare, bisogna fare. Comunque, bene o male, smontando qualche Madonna arrivate in questa situazione. E qui abbiamo quello che è il prodotto di serie, veramente un cesso, cioè ma un cesso, ma è durissimo sta cosa, una roba brutta, anche è brutta, cioè un'oscenità. E qui abbiamo un bel prodottino, guardalo, in ergal ricavato dal pieno, lo vedete anche internamente, cuscinetto, cuscinetto a sfera, bello, cavi di rinvio, leve di rinvio, pallina per la manopola, blocco inferiore, vite per bloccare l'innesto, spina per bloccare la manopola del gas e quindi avere solo il pollice che funziona, oppure la potete svitare e avete anche la manopola che funziona insieme alla leva pollice. Comunque, eccoci qua. Problematica: solitamente i paramani ormai sui quad si montano esterni. I gas veri hanno delle soluzioni che non ce n'è, anche se è veramente un casino applicarle, ragazzi, bisogna farle, perché sennò è un disastro, ma è un disastro vero. Allora, gas chiuso, come vedete, ma avendo i paramani che entrano dall'esterno bisogna lavorare. Allora, prendete questo pezzo, lo lavorate. Se potete al tornio, vabbè, togliete la parte esterna. Opa, eccolo fatto. Guardate cosa riuscite a togliere, cioè praticamente niente, un millimetro. Lo rifinite in modo che non ci siano sbavature. E poi, già che ci siete, l'avete aperto, adesso cominciano le cose serie. Non so se riesco a farvele vedere. Comunque dovete all'interno, su duro alluminio, stiamo parlando, dovete fare dei vani, dei binari di circa 20 mm di diametro, uno verso la parte finale e uno verso la parte anteriore. Ecco, comunque lo vedete il nylon che è stato messo dentro questo. Un distanzierino di nylon, mettete un distanzierino che sia più stretto rispetto al diametro nel binario che avete messo, quindi considerando le tolleranze. Usate nylon, mi raccomando, non usate altri tipi di materiale, solo esclusivamente nylon, ovviamente come se fosse una lanella spezzata, lo infilate, lui poi si adatta nel vano che voi avete creato, o comunque in alcuni gas c'è già. Magari non di 20 mm, un pochettino più piccolo, comunque sostituitelo e mettetelo di nylon, se potete arrivate sui 20 mm, una barra di scorrevolezza qua e una barra di scorrevolezza qua interna, in modo che questo gas, quando giri all'interno del vostro manubrio e nel vostro manubrio entrano presenze di sabbia, perché fin quando questo è chiuso il problema sussiste poco,
non c'è problema, mettete un po' di antiossidante e voi andate, ma nel momento in cui lo aprite avete il problema, se qua vi entra la sabbia, non ci sono queste robe qua che scorrono, vi resta il gas aperto, c'è un bordello. E quindi dovete fare queste azioni. Che bel pezzo. Lo fate e questo praticamente cosa succede? Che il gas, anche se voi fate forza, una forza della Madonna, queste due, diciamo, boccole di teflon o di nylon, teflon è meglio, però il teflon magari è difficile, il nylon lo trovate, comunque vabbè, andate via col teflon se l'avete, lo inserite all'interno, fate in modo che il vostro manubrio, il vostro pezzo, sul manubrio, ma che roba? Sembra cuscinetto. Paura no, non, ragazzi, non ho messo olio. Oppla. Guarda, eccola, la vedete lì? Aspetta di muoverla, adesso ve la muovo. Oppla, e non è più messo a posto. Oppla, è più su. Ancora più su. Oppa. Vedete che è più su adesso? Eccola lì. Se ve l'ho spostata ancora più su, lo vedete? Ok, questo devi girare. Ricordatevi, qua dentro non deve esserci niente. Più roba ci mettete, più fa croppo. Quindi assolutamente non dovete oliare niente. E ottenete la preparazione, cioè una preparazione seria. Il gas è importante, ragazzi, ma vi ricordo che anche solo usando il comando del gas, ma tra usare un comando del gas di questo tipo e usare un carciofo così di serie, ma c'è di mezzo il mare, c'è mai un'altra roba, ma a parte le regolazioni, quant'altro, l'altro, la fattura, c'è uno spettacolo. Ma Cristo, ma c'è un disastro. Ragazzi dal Fiero, spero che la cosa sia stata interessante. Questa è una preparazione che ovviamente la nostra squadra corse fornisce. Se avete voglia, materiali, tempo e amate la meccanica, potete ovviamente farvela anche voi. Signori, non facciamo i disastri, lasciatela un po' di polpa qua, perché se andate a tirare via un millimetro poi si rompe, cioè non potete tirare via un millimetro, sono cose di 10. Mi raccomando, dal Fero, un saluto, squadra corseguardisti.it. E forza Vale, forza Iannone, forza Magico Dovi.